sera dal telegiornale di Imperia TV. È sorto un altro problema per l'assegnazione dell'appalto per la raccolta rifiuti a Imperia. Dopo il ricorso avanzato dalla DOCS Lanterna, rimasta esclusa, ora sembra vi siano malfunzionamenti nel sistema telematico che ha gestito i conteggi per la graduatoria, il servizio. Dopo l'annunciato ricorso della società ligure DOCS Lanterna, rimasta esclusa per una presunta mancanza di documento, ora nella gara per l'affidamento del nuovo appalto di raccolta dei rifiuti di Imperia spunta un altro problema. Sembra infatti che il sistema telematico di Palazzo Comunale possa aver compiuto degli errori nei calcoli dei punteggi alla base della formazione della graduatoria per l'affidamento dell'appalto, che vede al primo posto la ditta Devizia Transfer SPA di Napoli. Per non correre rischi, la Commissione Comunale si è nuovamente convocata in autotutela per verificare la situazione e ha fissato un nuovo incontro per giovedì prossimo, al quale sono stati invitati anche i tecnici informatici. L'obiettivo è quello di verificare il corretto funzionamento del sistema e quindi anche la correttezza dei dati elaborati affinché la gara di appalto si possa concludere senza ulteriori problemi, anche se ormai la questione del ricorso da parte della DOC Lanterna resta sul tavolo. A partire dal 1 settembre a Imperia, presso il punto di via Argine Sinistro, saranno consegnate le 500 compostiere domestiche assegnate ad altrettanti utenti. Gli assegnatari delle compostiere potranno richiedere uno sgravio sulla tariffa dei rifiuti. Vediamo. È stata approvata la graduatoria degli assegnatari delle 500 compostiere oggetto del bando di incentivazione del compostaggio domestico nel comune di Imperia. A partire dal 1 settembre, presso il punto di via Argine Sinistro, piazzale di fronte al fabbricato ex Italcementi, saranno consegnate le compostiere agli utenti assegnatari. Il ritiro potrà avvenire tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 7 alle 14. Gli utenti dovranno presentare un documento di identità e sottoscrivere in duplice copia il modulo di consegna che sarà fornito loro dagli addetti della società Tecnoservice. Se l'utente assegnatario non può recarsi personalmente ad effettuare il ritiro della compostiera, può delegare un'altra persona, compilando il modello allegato. Giovedì 5 settembre tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale di Sanremo. Al centro del dibattito, in particolare, il conferimento della Amaie in Rivieracqua e l'acquisto da parte di Amaie Energia della pista ciclabile. Sentiamo i particolari in un servizio. Il conferimento del ramo idrico di Amaie e l'acquisizione da parte di Amaie Energia della pista ciclabile saranno al centro del Consiglio Comunale di Sanremo, convocato per giovedì 5 settembre. Entrambe le questioni, infatti, devono essere affrontate prima dell'11 settembre, data in cui si registrano due importanti scadenze. Proprio l'11 settembre, infatti, Rivieracqua deve consegnare in Tribunale Imperia il suo piano concordatario con le modifiche chieste dai giudici, e il conferimento di Amaie è uno dei passaggi fondamentali per tentare il salvataggio della società pubblica di gestione del ciclo idrico. Anche se il sindaco Alberto Biancheri ha già evidenziato che il conferimento potrà avvenire soltanto se il piano concordatario sarà omologato dal Tribunale. Sempre l'11 settembre, inoltre, scade il termine per l'invio da parte di Amaie Energia alla Regione dell'offerta irrevocabile per l'acquisto della pista ciclabile. Su entrambi i delicati argomenti, le opposizioni annunciano battaglia. Un'auto con una targa svizzera è rimasta incastrata ieri sera a Ventimiglia in un passaggio pedonale dopo un inseguimento con la polizia iniziato nella vicina Francia. Il conducente è riuscito a fuggire e ora sono in corso indagini. Vediamo. Per fuggire alla polizia che lo insegue si incastra con l'auto nel passaggio destinato ai pedoni di un passaggio a livello. È accaduto ieri sera a Ventimiglia. L'automobilista alla guida di una vettura con targa svizzera si è poi dato la fuga a piedi e i poliziotti che lo inseguivano hanno perlustrato tutta la zona alla sua ricerca. L'auto è stata sequestrata e sottoposta a controlli per risalire al proprietario. Restano da chiarire i motivi che hanno generato l'inseguimento da film per le vie della città di confine, conclusosi solo per pura fortuna senza incidenti e senza investimento di pedoni. L'inseguimento
pare sia iniziato oltre confine da parte della polizia francese, che ha poi chiesto il supporto dei colleghi italiani una volta che il veicolo è entrato nel nostro territorio nazionale. Nel passaggio pedonale dove si è incastrato il veicolo, a margine del cantiere che si trova prima della linea ferroviaria, infatti in quel momento non transitava nessuno a piedi in quanto il vicino passaggio a livello si stava chiudendo. Sul posto è giunto anche il dirigente del settore di polizia di frontiera, Martino Santa Croce. Per l'assemblea degli azionisti in programma il 20 settembre a Genova, Banca Carige, per avere numeri sufficienti all'approvazione dell'aumento di capitale per 700 milioni di euro, ora punta sui piccoli azionisti. Per questo è stato garantito un premio in azioni gratuite a chi presenzierà di fatto o attraverso delega. Sentiamo i particolari in un servizio. In occasione dell'assemblea dei soci già convocata per il 20 settembre a Genova per approvare l'aumento di capitale da 700 milioni di euro e il piano di risanamento, Banca Carige ora punta anche sui piccoli azionisti. Perché l'assemblea sia valida serve infatti la presenza di 20 soci con almeno il 20% del capitale e per questo nell'annuncio di convocazione Banca Carige ha previsto un premio in nuove azioni gratuite per tutti i piccoli azionisti che si presenteranno a Genova o chiederanno hanno delega per la votazione. Un premio messo in campo dai commissari straordinari della Banca Ligure, anche per cercare di superare l'incertezza legata al voto da parte della famiglia Malacalza, azionista di maggioranza, con in mano il 27% delle quote. I titoli gratis, fino a un tetto di 10 milioni di controvalore, andranno agli attuali azionisti, con meno dello 0,1% in un rapporto di una nuova azione, ogni titolo posseduto fino a 500.000 euro. Oltre tale soglia si andrà al riparto. Il premio sarà però maggiorato per chi appunto parteciperà all'assemblea personalmente o attraverso una delega. Se i soci minori tutti assieme supereranno il 20% del capitale presente in assise, le azioni gratis andranno ai partecipanti. Intanto dalla rendicontazione volontaria è emesso che Carige nel primo semestre dell'anno ha registrato una perdita di 428,5 milioni di euro. Nel 2018 la perdita è stata di 275 milioni. L'amministrazione comunale di Albenga si è schierata in difesa dell'ospedale Santa Maria di Misericordia. In consiglio comunale è stata votata una delibera a maggioranza e un ordine del giorno all'unanimità per garantire i servizi della struttura rispetto al processo di privatizzazione. Ce ne occupiamo in un servizio. L'amministrazione comunale di Albenga, guidata dal sindaco Riccardo Tomatis, è scesa in campo in prima linea in difesa dell'ospedale cittadino Santa Maria di Misericordia. Il Consiglio Comunale ha votato a maggioranza una delibera per salvaguardare la struttura ospedaliera e all'unanimità un ordine del giorno relativo alla costituzione di una commissione temporanea speciale di studio per il potenziamento del nosocomio. Il sindaco ha spiegato che la questione dell'ospedale non deve avere colore politico perché è importante per il bene di tutti. Tomatis ha anche detto di non essere contro qualunque tipo di privatizzazione, ma di essere contro l'affidamento ai privati della gestione dell'ospedale, in quanto bisogna considerare la realtà del territorio e i rischi che si corrono attraverso questo processo. Dopo l'affidamento della gestione dell'ospedale all'IRCCS, Istituto Ortopedico Galeazzi, Gruppo San Donato, il Policlinico di Monza ha presentato ricorso al TAR, di fatto bloccando l'iter di privatizzazione. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso, l'ospedale di Albenga, già impoverito di numerosi servizi, vive oggi un momento di incertezza riguardo al suo futuro. Nell'ordine del giorno si chiede quindi alla Regione che, nelle more della assegnazione ai privati, non vengano ulteriormente interrotti i servizi essenziali per la sanità pubblica e anzi vengano ripristinati i servizi precedentemente sospesi. Il commissario straordinario ha depositato il piano di salvezza della Piaggio Aerospace. Il documento è ora nelle mani del Ministero per lo Sviluppo Economico, cui spetta l'approvazione definitiva. Vediamo. Il commissario straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro, ha reso noto che, come previsto dalla cosiddetta legge Marzano, è stato depositato al MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, il piano per il rilancio dell'azienda di Villanova d'Albenga. Il documento è stato consegnato prima del termine di scadenza previsto. Nel giugno di quest'anno, infatti, il commissario Nicastro aveva ottenuto l'autorizzazione a portare la data ultima per il deposito al 30 agosto. L'esecuzione del programma di rilancio della Piaggio Aerospace dovrà ora essere autorizzata dallo stesso MISE. L'assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea Benveduti, ha preso atto dell'importante
Rete Notizie, in una nota, ha evidenziato la necessità di procedere velocemente, in quanto i lavoratori della Piaggio non possono permettersi di attendere i tempi biblici solitamente adottati dal MISE e dal Ministero della Difesa. Benveduti si è detto preoccupato per la crisi di governo in atto, che potrebbe creare seri problemi alla prosecuzione dell'iter a sostegno della Piaggio. Grande successo ad Alassio per il concerto live di Roger Dodgson dei Supertramp, unica tappa italiana del tour mondiale del famoso gruppo. Il tour è nato per festeggiare i 40 anni di Breakfast in America. Vediamo! Questo servizio è dedicato ad uno dei più grandi artisti della musica rock mondiale. Ricordatevi questa data, 27 agosto 2019. Supertramp, 40 anni di Breakfast in America, il capolavoro. E adesso ricordatevi questi numeri. Breakfast in America, oltre 4 milioni di copie vendute nei soli Stati Uniti d'America. Breakfast in America, quasi 20 milioni di copie vendute in 4 decenni e 2 Grammy nel 1980. 2019 è anche l'anno del 50° anniversario del gruppo che si chiamava in origine Genesis. When We Were Kids, porta dall'Asia Supertramps, Roger Johnson, nel quarantennale di Breakfast in America. Occasione che Alassio non poteva perdere e che faremo di tutto per elevarla alla massima potenza. Sarà memorabile, indimenticabile questo evento, perché dobbiamo ricordare che abbiamo una delle leggende della storia della musica rock qui ad Alassio durante un suo tour mondiale, perciò lui che fa con questo tour? Porta Alassio in tutto il mondo. Com'è stato il tuo impatto con Alassio? Oh, it was like walking into I don't know how to describe it, an atmosphere of love and friendship and entrare in un'atmosfera di amore e di amicizia, e era ammutolito, era sorpresissimo da ciò che vedeva. Voglio chiedere a Roger se ancora lui è sorpresa dopo 40 anni quando gira il mondo e queste canzoni fanno muovere e commuovere le persone. Yes, I'm surprised and very grateful. It is wonderful for me to sing songs that I look out and people are laughing, crying, having their hearts opened. It's for me that's the greatest gift that I can give. Okay. Ha detto sì, sono ancora emozionato quando suona sul palco e guardo le facce della gente che sorridono, che piangono, che ballano con la mia musica, è musica del mio cuore, e per me questo è il più grande dono. Thank you very much, Roger. Oh, thank you. Great. Assistito a uno dei più grandi concerti internazionali, lui è veramente il numero uno.
Well, thank you. It's wonderful to be here. Hello to TG Events and Alassio. This is such a beautiful part of the world. I'm so happy to be here. Nick, è stata una grande notte. Assolutamente. Poi anche come ha detto lui, felicissimo di essere qua ad Alassio. È stata una notte fantastica anche per noi. Ed è sempre bello arrivare qua e portare queste grandi artiste unici proprio qua ad Alassio. Nice one. Che posso dire? Thank you. Thank you. Grazie. E adesso è il momento di Via Eventi, poi la situazione cantieri sull'autostrada dei fiori. Indichiamo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona confine di Stato. Tronco A6 Torino-Savona, direzione Savona e direzione Torino. Traceva e millesimo, deviazione della carreggiata per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 4 novembre, con gestione dinamica delle corsie per garantire un miglior scorrimento durante i giorni di maggior traffico. Tronco A10, Savona, Ventimiglia, confine di Stato, non sono previsti cantieri che potrebbero causare code. Siamo giunti in chiusura. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Conte vede Mattarella, vertice tra PD e Movimento 5 Stelle. Contro esodo sabato da Bollino Rosso. L'uragano Dorian fa paura. Giuseppe Conte al Quirinale per un incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Un faccia a faccia inatteso a Palazzo Chigi, poi l'incontro tra il Premier e le declazioni di PD e Movimento 5 Stelle. Per Di Battista intanto è paradossale che il PD parli di ultimatum al Movimento. Zingaretti insiste, esecutivo di svolta per famiglie e imprese. E Salvini, mi tengo all'affetto del popolo, al PD lascio la guerra delle poltrone. Sabato da Bollino Rosso sulle principali strade ed autostrade italiane. A complicare il ritorno degli italiani dalle ferie anche il maltempo. Come da previsione si registrano flussi di traffico intenso in rientro verso le grandi città del nord già dalle prime ore di questa mattina, con rallentamenti sulla 1 e code a tratti sulla 22. In vigore dalle 8 fino alle 16 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. L'uragano Dorian fa paura e si prepara ad abbattersi sulla Florida, peraltro si è rafforzato raggiungendo la categoria 4. Il presidente Donald Trump segue in tempo reale da Camp David l'evoluzione della situazione. L'impatto dell'uragano potrebbe essere devastante, ordinate evacuazioni forzate in parte dalla Florida, soprattutto per la contea di Broward, che sarà tra le prime ad essere investita dalla tempesta.
Migliaia di persone sono scese nuovamente in strada a Hong Kong per manifestare a favore della democrazia, nonostante il divieto della polizia che non ha concesso l'autorizzazione a causa degli scontri della settimana scorsa. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adnkronos.com. Arrivederci ancora una volta dalla redazione web. Se accedessimo alla tesi dell'oblio, rischieremmo di dimenticarci anche che in quei drammi affondano le radici e le ragioni del lungo percorso che, attraverso la lotta in Europa contro il nazifascismo, attraverso la resistenza, con il recupero dei valori democratici e di libertà, ci ha portato alle nostre costituzioni e nel successivo percorso di integrazione europea alla nostra comune prospettiva storica. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso commemorativo dell'eccidio di Fivizzano. Secondo le stime, tra giugno e agosto sono partiti per le vacanze 34,5 milioni di italiani, per un giro d'affari che si attesta sui 25,4 miliardi di euro. Questo quanto affermato dal Codacons, che sottolinea come il numero di italiani che si è concesso un viaggio nel 2019 ha visto un aumento del 41% rispetto al dato di 10 anni fa, periodo della crisi economica. La spesa media pro capite cresce del 5% su base annua, passando dai 703 euro del 2018 ai 736 del 2019, anche a causa del generale aumento dei prezzi del comparto turistico, che riguarda diversi settori, dal trasporto aereo ai pacchetti vacanze, passando per stabilimenti balneari, ristoranti e strutture ricettive. 52.710 gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi boschivi e di vegetazione in generale dal 10 giugno al 25 agosto 2019. Il maggior numero nel sud Italia, dove i roghi sono stati oltre 37.000, la regione più colpita la Sicilia con 14.580, a seguire la Puglia con 10.063, Calabria 6.009, Campania 5.368 e Sardegna con 1.864. Campania, Puglia e Lazio, le regioni più colpite dagli incendi nei siti EUAP, elenco ufficiale aree protette. Su un totale di 758 incendi su tutto il territorio nazionale, sono 478 i roghi che hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco in queste tre regioni. Dal 10 giugno al 25 agosto 2019 sono state 2.217 le ore di volo dei nostri Canadair e 11.277 i lanci di estinguente a confronto con il 2018, in cui i Canadair hanno volato per 932 ore ed hanno effettuato 5.687 lanci di estinguente. Un hard Brexit provocherebbe la fuga verso l'eurozona di 24 banche con sede nel Regno Unito e con un asset per 1.300 miliardi di euro. Questo quanto affermato durante un'intervista alla televisione finlandese Yle e poi riportato dal sito della BCE, da responsabile della vigilanza della Banca Centrale Europea Andrea Enria, secondo cui 7 banche finirebbero direttamente sotto la sorveglianza di Francoforte, mentre le restanti 17 sarebbero sorvegliate dall'autorità di vigilanza nazionale dei paesi in cui sceglieranno di spostarsi. Enria ha notato come la vigilanza ha spinto le banche a predisporre tutti i preparativi necessari per poter continuare a servire i loro clienti in Unione Europea. Si tratterebbe in ogni caso di un evento che potrebbe essere accompagnato da shock e turbolenze nei mercati finanziari, i cui effetti si ripercuoterebbero sulle attività macroeconomiche. La Mare Ionio di Mediterranean Saving Humans, che ospita più di 100 migranti salvati da un gommone alla deriva, non potrà entrare in porto. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha infatti firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. Tra le persone soccorse ci sono anche 26 donne, di cui almeno 8 incinte, 22 bambini con meno di 10 anni e almeno altri 6 minori. E in merito a loro il ministro Elisabetta Trenta ha riconosciuto la necessità di porre in essere nel più breve tempo possibile forme di assistenza per le persone maggiormente bisognose, per l'attuazione delle quali la difesa si rende immediatamente disponibile.